Ciao bimbi, sono qui come esperto di informatica per farvi un grosso saluto e dirvi che mi mancate da morire, non vedo l'ora di poter tornare a scuola, ballare insieme a voi tutte le mattine e di riabbracciarvi e di passare nelle aule, vedere le vostre facce sorridenti, fare qualche scherzo e portarvi i tablet, gli Ozobot e Cubetto e poter tornare a fare informatica e tecnologia come ci piaceva tanto fare. E speriamo che la situazione si risolva il più presto e preghiamo ancora per questo, anche perché in questa situazione dove la scuola, caspita, è chiusa, i negozi sono chiusi, anche il cervello del maestro Marco è chiuso, ma forse quello ben prima della situazione che stiamo vivendo, bisogna guardare a quello che c'è di bello. Di bello c'è che abbiamo tanto tempo con le famiglie e magari ci scappa anche qualche litigata, però abbiamo veramente la possibilità di stare insieme alle persone che più di tutti ci vogliono bene. Abbiamo la voglia di fare e l'abbiamo visto con il vostro approccio a questa distanza che ci separa e siete sempre ben disposti ad accettare i compiti, ad accettare le iniziative che vi mandiamo a casa di settimana in settimana e c'è la voglia anche di fare di tutto per poter tornare il prima possibile alla normalità. E un'altra cosa che da esperto di informatica vedo molto molto positivo in questa situazione veramente negativa è appunto il computer. Sapete che io ho sempre, sempre detto che il computer non è un gioco, ma è uno strumento. E oggi più che mai, questa cosa penso che la respiriate tutti i giorni, perché se non fosse per il computer non riusciremmo a stare in contatto, non riusciremmo a sentirci, vicini nonostante la distanza. Se non fosse per il computer non riusciremmo a sentirci, a mandarvi le proposte didattiche, a sentire un po', quella normalità che tanto ci manca. E quindi sono qui come esperto di informatica a darvi alcuni suggerimenti, per poter usare ulteriormente il computer. Con questo vuol dire che non sono compiti, assolutamente, perché sappiamo che il computer è a disposizione di tutti adesso, proprio perché siamo in famiglia, stiamo passando tanto tempo insieme, c'è magari il papà o la mamma che ci lavorano, e ci sono i fratelli più grandi che hanno video lezioni, ci sono i fratelli più piccoli che magari vogliono vedere i loro video di YouTube come facevano sempre. E quindi, insomma, sappiamo che il computer adesso è veramente forse l'oggetto più ambito e più prezioso a casa. Però, se le famiglie e voi avete tempo e voglia, io ho qualche suggerimento di informatica e l'ho pensato e ve lo lascio perché è pur sempre una materia. Quindi, che cosa propongo? Propongo queste due cose qua. Per terza, quarta e quinta, videoscrittura. Noi a scuola usiamo Word, scusate, però se non avete Word, va benissimo anche mandare un messaggio col cellulare. Sembra così un po' spiazzato, magari mandate un messaggio a un vostro amico, mandate un messaggio a vostra zia, a vostro cugino, alla nonna per sapere come sta, perché spesso e volentieri, e provate a confrontare, la tastiera del cellulare, quantomeno le lettere, sono messe nella stessa posizione del computer. Quindi provare a fare una videoscrittura non solo se con Word o anche con Word o addirittura con il cellulare, e giusto per tenervi un po' allenati. E invece per prima e seconda disegno digitale, noi a scuola abbiamo usato Paint, ma anche qui il cellulare ci viene incontro. Se per caso non avete Paint, non sapete usarlo, non vi ricordate come si apre o meno, potete sempre fare una bella foto a qualcuno in casa vostra e poi andare sull'app che tutti i cellulari hanno. Basta poi cliccare addirittura solo la penna di modifica e provare a disegnare qualcosa, magari fate i baffi, fate una benda da pirata a vostro fratello, a vostra sorella, a qualcuno, insomma. E se proprio non riuscite ad entrare su Paint, ricordatevi sempre, se siete su Paint, che ci sono quei tasti speciali in alto che ci permettono di colorare un'intera zona, ci permettono di cancellare, ci permettono di modificare il nostro disegno. E poi, senza paura, se riuscite, salvate. E magari quando torniamo a scuola mi fate vedere quello che avete fatto e se non riuscite a salvare non succede nulla, io sono molto tranquillo perché so che informatica l'avete sempre accolta con tanta tanta gioia e quindi non c'è alcun tipo di problema, schiacciate la X in alto a destra e se non sapete salvare fate non salvare e poi spegnete il computer come avete sempre fatto, ecco. Io quindi vi invito a
sperimentare in totale libertà, davvero. Un'altra cosa, e lancio una sfida alle famiglie, spesso si finivano le lezioni di informatica, spesso non è vero, dipendeva da come si comportavano i vostri figli, però è capitato, quindi sono comportati anche molto bene alcune volte, con due giochi, probabilmente sono già arrivati anche a casa vostra questi giochi. Uno è Bob la lumaca e uno è Bloxwords. E questi due giochi sono molto molto belli perché hanno una strategia, hanno una logica e bisogna pensare e riflettere per superare i vari livelli. Tra l'altro sono due giochi che ho scoperto grazie a un prof di informatica quando facevo l'educatore alle superiori, quindi hanno anche una certa valenza didattica e di problem solving. Inoltre possono sempre partire delle sfide tra componenti della famiglia. E in Bob la lumaca c'è questa lumaca che deve attraversare tutto il paese, per chi non lo conoscesse, attraverso ostacoli che bisogna far sì che si superino, e lui deve arrivare, penso, o da sua nonna o dalla sua ragazza, non mi ricordo, e una volta superati tutti questi livelli arriva alla meta, ecco. Invece in Bloxwords c'è quel cubettino che si vede qui, che va spostato con le frecce direzionali della tastiera, e questa è la cosa molto importante perché spesso quando ci si muove su Excel o anche su Word tra le parole si usano appunto le freccette, e quindi avere anche dimestichezza con le freccette aiuta. Muovendo il cubetto con le freccette bisogna farlo cadere verticalmente in questo buco. Poi ci sono sempre più livelli, sempre più difficili, e quindi un po' vi lancio anche questa sfida per poter insomma, sopravvivere in questo periodo. Ma ribadisco, tutte le attività che di volta in volta vi verranno proposte le lasciamo in totale libertà alle famiglie, perché sappiamo che la tecnologia adesso è importantissima e va condivisa. Quindi col tempo che avete a disposizione vedete di fare anche un pochino di informatica, ma con la libertà di dire non è un obbligo. Ecco, io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana con qualche altro consiglio informatico. Ciao a tutti!